Ore 7. Simona Sala. Referendum sul taglio dei parlamentari, netto successo del sì con il 70%, Di Maio, risultato storico, ora pensare alla riduzione degli stipendi. Parità alle regionali, Toscana, Campania e Puglia restano al centro-sinistra, il centrodestra conquista le Marche e si riconferma in Liguria e in Veneto, comunali lo spoglio dalle 9. L'ONU ha reso migliore il mondo, videomessaggio del presidente Mattarella per il 75esimo anniversario delle Nazioni Unite. Covid, contagi sempre in calo ma con meno test. Al centro-sinistra, il centro-destra in Europa preoccupa la Francia, diventa obbligatorio il tampone per chi arriva in Italia da Parigi e dalle zone più a rischio. Sport calcio, il Milan batte il Bologna con una doppietta di Ibrahimovic, mercato l'Inter a Vidal, la Juve ritrova Morata. Buongiorno da Luana Cremasco, subito dunque gli esiti dell'Election Day, referendum regionali, comunali, per queste ultime lo spoglio comincia alle 9, dunque vi terremo aggiornati, ovviamente in corso di mattinata. Intanto gli altri risultati, con la vittoria del sì al referendum sul taglio dei parlamentari e il sostanziale pareggio sul fronte regioni. Il punto subito in studio con Enrica Belli, che ieri pomeriggio ha seguito passo passo lo spoglio nel nostro lungo speciale. E sì, Luana, è stata una tornata elettorale sicuramente inedita perché segnata dall'emergenza Covid, ma anche corposa ed eterogenea. I risultati finora acquisiti di referendum regionali significano un respiro di sollievo per l'esecutivo, la riforma costituzionale che riduce i parlamentari di circa un terzo, battaglia storica dei 5 Stelle, sostenuta con nuovo governo anche dal PD, passa con quasi il 70% dei sì. Si temeva per l'affluenza, che invece raggiunge il 53,8%. Quanto alle regioni, si partiva da un 4-2 per il centrosinistra, si è arrivati al 3-3. Il fronte governativo perde le Marche, ma tiene nel simbolico feudo toscano e nella contesa Puglia. Da questo risultato riparte la maggioranza, davanti c'è la sfida della programmazione dei fondi europei, ma anche la possibilità di continuare sul cammino delle riforme. Il Movimento 5 Stelle esulta per il referendum, il PD per le regionali, dove finisce con un sostanziale pareggio 3-3 fra centrosinistra e centrodestra. Di Maio, che si è speso moltissimo per il sì, parla di risultato storico, mentre sul fronte regionali, pur ribadendo la fiducia nel reggente Crimi, Di Maio non nasconde che le liste potevano essere organizzate diversamente. Conferma poi l'apertura al PD sulle riforme. Voglio rivolgere un invito sia al fronte del sì che al fronte del no. Uniamo. Ora acceleriamo sulle riforme, incita gli alleati il segretario del PD Zingaretti, che guarda soprattutto ai risultati delle regionali. Un pareggio che consente al segretario di blindare la sua leadership e un po' anche il governo. Ma all'alleato Zingaretti consegna un rimpianto sull'alleanza non perfezionata sui territori. Se ci avessero dato retta di più, l'alleanza di governo probabilmente avrebbe vinto quasi tutte le regioni italiane. Anche Leo guarda avanti. Per Fratoianni ora si deve lavorare ai correttivi, a cominciare dalla legge elettorale. Fiorella Pinna, GR1. E il centrodestra si presentava invece sicuramente più compatto sui territori, guadagna, lo dicevamo, una regione e anche un seggio in Senato con le suppletive in Sardegna e in Veneto, ma manca di centrare quegli obiettivi pubblicamente annunciati da Matteo Salvini e che, se raggiunti, avrebbero pesantemente destabilizzato il governo. Il 3-3 nella lettura di Matteo Salvini è un risultato che pone le basi per il futuro e nel frattempo, sottolinea il leader leghista, pur pressato dal successo personale di Luca Zaia, si passa a 15 regioni governate dal centrodestra, che è maggioranza nel paese, anche se sulla sconfitta in Toscana Salvini ammette. Sapevamo che era una partita molto difficile, superare il 40% è una bella soddisfazione, ovviamente gli elettori hanno sempre ragione. Su Zaia, che con la sua lista surclassa quella del Carroccio, Salvini assicura è una risorsa, non temo la competizione interna. Chi esulta è invece Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che si rafforza di molto anche rispetto all'alleato leghista. Abbiamo parlato dei problemi concreti e con Acquaroli nelle Marche siamo stati ripagati. Ora nessuno politicizzi il referendum e si tenga conto che Fratelli d'Italia è guida fondamentale del centrodestra. Mi pare che il governo nazionale non esca rafforzato da questa competizione, è il centrodestra che esce rafforzato da questa competizione. Mentre Forza Italia con Tajani poteva andar meglio, tuttavia il centrodestra guadagna una regione, ora dice ci aspettiamo che il governo collabori con le opposizioni sui fondi europei. Luigi Massi, GR1.
Al di là dei risultati e delle analisi, quello che filtra da Palazzo Chigi è la soddisfazione per come la macchina del Viminale ha saputo gestire una tornata elettorale più complessa del solito in tempi di emergenza Covid. Altro motivo di soddisfazione? L'affluenza. Il paese ha dato grande prova di efficienza, viene sottolineato, e gli italiani hanno offerto una grande testimonianza di partecipazione e dimostrato un forte attaccamento alla democrazia. Fin qui dunque il punto generale, ora più nel dettaglio i risultati delle regioni. Lo dicevamo, restano al centro-sinistra Puglia, Campania e Toscana, quest'ultima tradizionale Fortino Rosso, dove tuttavia nelle ultime settimane i sondaggi davano un testa a testa. La nostra inviata a Firenze. Eugenio Giani tira un sospiro di sollievo quando i dati di metà pomeriggio lo staccano dalla sfidante di centrodestra Susanna Ceccardi. Ho lavorato senza padrini, afferma Giani, ringraziando per il sostegno il PD e Zingaretti. Indubbiamente è stato un voto dei toscani per la Toscana. Questo voto mi offre la possibilità di disegnare un futuro per questa regione che è, se vogliamo, anche di traino per tutta Italia. Ma anche Italia Viva si è spesa per lui, Renzi esulta via social, Salvini voleva prendersi la rivincita del papete, operazione fallita. La Ceccardi invia un messaggio di buon lavoro al vincitore senza attendere il risultato finale. Spero governi per la Toscana, dice e aggiunge, non rimpiango nulla, rivendicando il miglior risultato negli ultimi 50 anni del centrodestra. Modesto invece il traguardo raggiunto dalla candidata 5 Stelle Irene Galletti, ma afferma, se fossimo andati in coalizione col PD saremmo spariti. Da Firenze con Massimiliano Savino, Valentina Isa, GR1. Sull'altro fronte il centrodestra rivendica la conquista delle Marche, conferma Zaia in Veneto con numeri record, lo accennavamo, e resta in sella in Liguria con il forzista Toti, l'inviata. Il più importante successo del centrodestra in Liguria. Giovanni Toti manda subito un messaggio a Roma, il paese, aggiunge e chiede riforme a partire dall'autonomia. Arriva in regione dunque da presidente riconfermato, accolto dai coriandoli, dai palloncini dei sostenitori, forte soprattutto del distacco sullo sfidante Ferruccio Sanza. Proprio sulla forbice fra i due si giocava la partita, un successo che l'ex coordinatore di Forza Italia e poi fondatore di Cambiamo si aspettava. Eravamo certi che l'unico esperimento di sfidante regionale giallo-rosso non sarebbe piaciuto agli elettori liguri. Ferruccio Sanza era infatti l'unico candidato alle regionali sostenuto da PD e 5 Stelle, una campagna elettorale iniziata in ritardo e l'emergenza sanitaria fra i fattori di svantaggio, secondo il giornalista del Fatto Quotidiano, che dice siamo stati sconfitti perché avevamo contro un blocco di potere molto solido. E poi manda anche lui un messaggio a Roma, c'è un futuro per questa coalizione, dice, lavorando insieme sono già nate moltissime idee. Da Genova con Roberto Barazzuol, Federica Ionta, GR1. Le altre notizie, videomessaggio del presidente Mattarella per il 75esimo anniversario delle Nazioni Unite, l'ONU, un successo che ha reso migliore il mondo, afferma il capo dello Stato. Ascoltiamo un passaggio. L'ONU deve poter assumere e gestire le necessarie iniziative di pace. Il mondo che intendiamo affidare alle nuove generazioni deve essere migliore di quello che abbiamo ereditato. Le Nazioni Unite sono strumento per questo obiettivo, per dare speranza al futuro dell'umanità. La cronaca, duplice omicidio a Lecce, uccisi a coltellate l'arbitro di calcio Daniele De Santis e la sua compagna Eleonora Manta. I corpi trovati sulle scale di casa, i vicini hanno riferito di urla provenienti dall'abitazione della coppia di un uomo che fuggiva subito dopo. La polizia lo sta cercando, indagini in corso per chiarire il movente. Al momento tutte le piste sembrano aperte a partire da quella passionale. Il punto sull'epidemia da Covid in Italia, scendono i nuovi contagi, meno 1350, ma con meno tamponi effettuati, 17 decessi, 2 in più del giorno precedente. Il nostro paese sta meglio rispetto agli altri europei, ma secondo il ministro della Salute Speranza serve ancora prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora. E condizionato inevitabilmente dal Covid, riparte anche l'anno accademico. Studenti universitari alle prese con didattica in presenza e a distanza. Ieri a Roma prime lezioni a Tor Vergata, a Roma 3, mentre alla Sapienza ripresa fissata per il 28 settembre. Siamo andati a vedere come è andato il primo giorno in uno degli atenei della capitale. Uno sforzo, quello di tornare in presenza. Siamo alla Facoltà di Matematica e Fisica dell'Università Roma 3. Qui lezioni differenziate, primo anno la mattina, secondo il pomeriggio, terzo e magistrale in un altro edificio. Tiene il numero degli studenti iscritti. Per aiutare le famiglie, quest'anno previsto l'esonero totale delle tasse universitarie per gli immatricolati ai corsi di laurea di Matematica e Fisica. Roberto Raimondi, direttore del Dipartimento Matematica e Fisica di Roma 3. Questa è stata una grande
un'operazione che i nostri organi di governo hanno messo in campo proprio per sostenere queste discipline. Università aperta dalle 8 alle 20 con intervalli per sanificare le aule. Come è andata la prima giornata? Ancora Raimondi. Eravamo molto tesi perché abbiamo messo su un sistema complesso. Il professore è fisicamente in un'aula, ma gli studenti possono stare anche in aule separate. Le voci dei ragazzi. È molto più semplice seguire in aula e si guarda direttamente il professore. Primo giorno in presenza, contenti? Molto, ho rincontrato tutti i miei compagni che non vedevo da tempo. La didattica in presenza è molto più interessante e coinvolgente. Elena Paba, GR1. Oltre 31 milioni di casi di coronavirus nel mondo, più di 960.000 morti in Francia, contagi in calo rispetto al picco di 13.000 di sabato scorso, ma oltre la metà dei dipartimenti è zona rossa, obbligo di tampone per chi arriva in Italia da queste zone. De restrictions entre guillemets qui peuvent être prises au niveau local, c'est ce qu'on a vu encore la semaine dernière. Per impedire al virus di circolare sono efficaci le misure restrittive a livello locale, dichiara il portavoce del governo di Parigi, Gabriel Attal. Nel Regno Unito ha alzato il livello di allerta, secondo indiscrezioni di stampa si tornerà alla chiusura anticipata alle 22 per pub e ristoranti. In Germania, Monaco di Baviera, obbligo di mascherine anche all'aperto, incontri limitati a massimo 5 persone. È proprio la paura di una seconda ondata di Covid, di conseguenti nuovi lockdown, ha affondato le borse. È stata una giornata in apertura di settimana con Milano che ha perso il 3,75% in linea con le principali piazze europee, ma è andata male anche a Wall Street con il Dow Jones che ha chiuso a meno 1,84%. È stallo a Bruxelles sulle sanzioni europee contro il governo del presidente della Bielorussia, Lukashenko. L'opposizione di Cipro, che voleva analogo trattamento per la Turchia, ha impedito che si raggiungesse la necessaria unanimità. Poco prima era risuonato l'appello della leader dell'opposizione bielorussa, Tikhanovskaya, ad agire contro il regime di Minsk. Il corrispondente. Only with the help of international society. L'appello rivolto all'Europa e alla comunità internazionale di Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa, è quello di continuare a sostenere la protesta pacifica, non riconoscendo come legittima l'elezione di Alexander Lukashenko. Su questo Bruxelles ha già trovato un accordo politico. Per noi Lukashenko non è il legittimo presidente della Bielorussia, afferma Josep Borrell, ma il capo della diplomazia dell'Unione. Ammette anche che non è stato possibile nel vertice dei ministri degli esteri raggiungere l'unanimità necessaria per avviare sanzioni contro una quarantina di dirigenti del governo Lukashenko. Il tema sanzioni verrà affrontato nuovamente nel Consiglio europeo di giovedì, ma intanto è il presidente dell'Europarlamento, Sassoli, a sottolineare che l'unica soluzione possibile passa per la liberazione dei manifestanti e l'avvio di una pacifica nuova fase politica. Da Bruxelles, Gavino Moretti, GR1. Il cinema, ancora una vittoria per Nomadland della regista cinese Chloe Zhao. Meanwhile, Chloe Zhao's Nomadland, that picked Venice's Golden Lion Award, won the People's Choice Award at the Toronto International Film Festival. Dopo aver vinto il Leone d'Oro, la 77esima mostra del cinema di Venezia, il racconto inchiesta sulla nomade moderna, interpretata da Frances McDormand, che si costruisce una nuova vita in una società in crisi, conquista anche la 45esima edizione del Toronto International Film Festival, che assegna i suoi riconoscimenti ufficiali basandosi sulle votazioni del pubblico. E siamo allo sport, a partire dal calcio, il successo del Milan sul Bologna. In studio Il Punto con Daniele Fortuna. Sì, buongiorno, nuova stagione, ma il solito mattatore a quasi 39 anni li compirà il 2 ottobre. Ibrahimovic continua a determinare i destini del Milan. Nei suoi gol, il secondo sul rigore nel 2-0 sul Bologna. Eletto al suo alter ego letterario cinematografico Benjamin Button, lo svedese ammette comunque che se fosse stato più giovane avrebbe segnato altri due gol. La Juventus ha risolto l'enigma del centravanti, torna Morata in prestito dall'Atletico Madrid, che ha chiuso per Suarez. L'ex juventino Vidal intanto ha firmato con l'Inter. Interrogativi per la Roma. Dzeko sembra ora destinato a restare. È un inizio di stagione confuso. Un errore formale nella lista dei giocatori per la sfida con il Verona. Diawara, 23 anni, inserito tra gli under, rischia di costare la sconfitta a tavolino. Oggi si pronuncerà il giudice sportivo. A Roma il trionfo di Djokovic agli internazionali di tennis, vinti per la quinta volta. In finale ha battuto in due set l'argentino Schwarzman.
Grossman, tra le donne il successo di Simona Halep. L'appendice giudiziaria del Tour de France, che tocca la squadra di Nairo Quintana, sospetti di doping, fermati un medico e un fisioterapista, replica il team, l'inchiesta non ci coinvolge. Sono le 7:15, la linea va ora ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi Radio Anch'io con una puntata oggi ovviamente dedicata alla politica, ai risultati elettorali, le voci dei nostri inviati che avete ascoltato e riascolterete anche alle 8, le voci degli esperti, dei politici, naturalmente di voi ascoltatori con cui il confronto è sempre aperto. Restate con noi, una felice giornata.